contro il Bari. E allora tutto pronto per il calcio d'inizio di questa sfida, andiamo subito a vedere le formazioni, partendo dal Cittadella di Giulio Giacomin con Cora Saniti in porta, Zonta, Varnier, Maronilli e Volpato in difesa, Selmin con Ansai e Manente a centrocampo, Maniero che potrebbe agire da trequartista dietro a Stefani e Sartori, questo l'11 scelto dallo stesso tecnico che l'anno scorso ha trionfato nel trofeo Dante Beretti proprio con la formazione della Cittadella, che ha ritrovato la Serie B anche con grandi risultati, la squadra allenata da Venturato che prova a confermarsi anche con giovani di prospettiva a livello di primavera. La formazione invece della Juventus di Fabio Grosso, non ci sono Castanos e Muratore nella squadra bianconera, Del Favero in porta, Semprini, Vojaco, Severen e Beruato nel reparto difensivo, quindi parte dall'inizio l'ex bresciano Semprini sull'out di destra, Touré in mediano, ruolo molto importante, non c'è Bove in quel settore, non c'è neanche Muratore, con Macek e Caligara, uno dei due classe 2000 schierati dal tecnico Grosso in campo, Mosti, l'ex Empoli, sarà il trequartista dietro a Morselli e Ken. Cittadella e Juventus live sulla TV dello Sport, parte il weekend primavera proprio su Sport Italia con il Cittadella. Juventini, sale Caligara, buono il tracciante in profondità per l'inserimento di Morselli, all'indietro Mosti, un pallone che era indirizzato praticamente in porta, si immola Zonta, ancora la proiezione in attacco con Ken, il sinistro Ken e il portiere Cora Saniti che in qualche modo in due tempi riesce a far su, intanto al limite dell'area l'apertura a sinistra ancora per Beruato, il cross immediato in mezzo, poteva sfondare in quella zona, ancora seconda chance per Beruato che cerca il tiro in porta e la risposta di Cora Saniti che di Sartori, eccolo qui servito il numero 10, attenzione alle finte del numero 10 della Cittadella, Sartori porta il pallone sul destro, sul secondo palo, fa tutto bene tranne il cross, Stefani era in questa stagione, intanto Beruato dentro per Ken, parte molto defilato, il cucchiaio di Ken proprio per Beruato, uno contro due, ancora Beruato prova a sfondare, il pallone filtra per l'inserimento, il pallone che resta lì, si era inserito molto bene Morselli e poi le finte in zona del numero 10 al limite dell'area, Morselli e il portiere c'è il portiere Cora Saniti che si muove tempo, probabile ci sia almeno un paio di minuti di recupero dopo l'infortunio a corsa Ken, intanto rischia ancora la Juventus in difesa con Stefani al limite dell'area, Stefani il sinistro, la presa del portiere Del Favero, pure contro la Juventus, anche un segnale insomma di averla preparata abbastanza bene questa sfida, intanto soffia il pallone all'avversario Ken al limite dell'area, le finte di Ken, il pallone sul destro, Ken e il pallone che colpisce il palo alla destra, check parte con il destro il cieco, dentro il colpo di destra, gol di Ken, Juventus 1 Cittadella 0, il gol di Moise Bioti Ken, la prima chance in gioco aereo, Ken trasforma in rete un ottimo traversone dalla destra di Macek, è sempre lui il protagonista, sempre il numero 9 Ken. Ottima punizione battuta da Macek, Ken si è liberato sul secondo palo, in questo caso difesa del Cittadella un po' lenta scappare, perché è stato un gioco da ragazzi metterla dentro, a portiere praticamente battuto. La sblocca Ken, rivediamo il destro di Macek, la testa di Ken, un giocatore completo anche nel gioco aereo, passa in avvantaggio la squadra di Fabio Grosso, sale defilato Ken, attenzione uno contro tre, Ken si appoggia su Bove, da questi poi a Macek, zona tiro, carica al destro, Macek, il portiere Cora Saniti dice di no alla laterale della Repubblica. Per Macek lo scambio, il filtrante c'è, Bove in mezzo, Leri tutto di prima, la Juventus dentro in area con Leri, il pallone lì e poi lo mette fuori la difesa, c'è il gol però, c'è il gol, il pallone ha oltrepassato la linea bianca, Leris per il 2-0 Juventus, l'arbitro dopo un attimo di esitazione ha convalidato la marcatura, il pallone che ha oltrepassato la linea bianca, 2-0 Juve con Mehdi Leris, entrato in campo da pochi minuti, rivediamo il guizzo, è stato di quelli vincenti da parte dell'ex Chievo Verona con il destro, intercettato un po' dal portiere, nulla è valso, l'intervento sulla linea di Maronilli con il pallone che si è infilato in rete per il 2-0 Juventus, rivediamo ancora Leris con il pallone che ha oltrepassato questa visuale che non fanno parte, non hanno fatto parte della sfida di quest'oggi per quanto riguarda la Juve, intanto attenzione alla possibilità, c'è calcio di rigore per il Cittadella, con Cittadella parte Vernier dal dischetto, spiazza Del Favero, il gol del Cittadella, Cittadella 1 Juventus 2, accorcia le distanze in questi ultimi tre minuti da vivere comunque intensamente, prova a crederci il Cittadella, gara che sembrava praticamente addormentata, chiusa, morta e sepolta diciamo così, sì, invece poi questo guizzo di Volpato, complice l'aggancio che c'è stato in area di rigore di Semprini,
imposta ancora il Cittadella, poi regala il pallone alla Juventus con Ken in mezzo per Bove, non arriva sul pallone, poi a rimorchio la conclusione dalla distanza di Beruato, ancora Bove ci prova, c'è Smacek, quello di Ken, pallone per Lerissa, in questo momento l'arbitro dice che può bastare, manda le squadre sotto la doccia, finisce 2-1 per la Juventus.